sai qual è una delle scoperte più clamorose della seconda metà del Settecento? La possibilità di vedere una città dell'antica Roma in 3D. No, sia chiaro, il 3D ancora non esiste, però nel Settecento viene ritrovata una grande città dell'antica Roma perfettamente conservata, Pompei. La notizia che sotto metri e metri di terra c'è una città romana quasi intatta suscita in tutto il mondo un grande entusiasmo, una grande curiosità. Soprattutto negli artisti, perché Pompei è piena di meravigliose opere d'arte e la loro attenzione si sposta sul modo di fare arte nell'antica Roma. E scoprono che l'amore per il bello, per la perfezione, per l'armonia che avevano i greci e i romani può essere ancora attuale. E quindi pittori, architetti, scultori, scrittori e poeti della seconda metà del Settecento si chiedono: perché non riprendiamo lo stile che usavano all'epoca e lo usiamo con la nostra sensibilità? Nasce così il neoclassicismo. Neo perché usato in modo nuovo, classicismo perché riprende i modelli dell'epoca greca e romana. Siamo anche nel periodo in cui stanno crescendo le grandi metropoli sia in Europa che in America e non possono certo crescere a casaccio. Cosa c'è di meglio allora di uno stile che ha regole, forme precise, ma soprattutto una straordinaria eleganza? Due libri contribuiscono a scatenare questa moda. La storia nell'arte dell'antichità, dell'archeologo tedesco Winckelmann, è un testo un po' più filosofico che si intitola La Conte, ovvero tra i confini tra poesia e pittura, dello scrittore, anche lui tedesco, Lessing. Ma il neoclassicismo trova il suo più grande fan in Napoleone, che se ne innamora e lo promuove in tutti i paesi che conquista. Questa moda di ispirarsi ai greci e romani ovviamente non riguarda solo le arti visive, ma anche la poesia e la letteratura. Vincenzo Monti e Ugo Foscolo, ad esempio, sono neoclassici. È neoclassico anche uno dei più grandi scultori di tutti i tempi, Antonio Canova, il quale, dando un nuovo movimento alle forme antiche, si guadagna il titolo di nuovo Fidia. A ogni modo, d'ora in avanti, apri gli occhi. Se vedi un bel edificio con colonne, capitelli, bassorilievi e statue in marmo, fermati a guardarlo. Se è stato fatto tra la seconda metà del Settecento, è sicuramente un edificio neoclassico. Il neoclassicismo è un movimento culturale che si sviluppa in Europa e in America del Nord tra la seconda metà del Settecento e i primi dell'Ottocento. Si manifesta soprattutto nelle arti figurative, ma influenza anche l'architettura, la letteratura, il teatro. La cultura neoclassica promuove il ritorno all'arte classica, greca e romana. Armonia, equilibrio e proporzione si affermano in reazione agli eccessi dello stile ridondante e iperbolico del periodo precedente, il barocco. Nel libro Storia dell'arte antica del 1764, lo storico dell'arte tedesco Johann Joachim Winckelmann formula il principio fondante dell'estetica neoclassica. L'arte non deve esprimere le passioni, ma la bellezza ideale e assoluta, depurata da ogni residuo di realismo. Fondamentali per la diffusione del neoclassicismo sono le scoperte archeologiche effettuate a partire dal 1738 in Italia. In questi anni, infatti, vengono rinvenute le città romane di Ercolano e Pompei. L'Italia diventa la tappa fondamentale per l'educazione estetica degli intellettuali europei e l'emblema della continuità con il mondo classico. Nell'ambito della scultura, il maggiore esponente del neoclassicismo è l'italiano Antonio Canova. Le sue opere, ispirate a temi classici e mitologici, incarnano l'ideale del bello assoluto. La sua ricerca della perfezione formale si esprime nella grazia delle figure allegoriche, così come nella solennità dei monumenti funebri, che Canova esegue per eminenti personalità dell'epoca. In pittura, la purezza formale del neoclassicismo si ritrova nei dipinti di Jacques-Louis David e di Jean-Auguste Dominique Ingres, caratterizzati dall'eleganza del disegno. Il tedesco Anton Raphael Mengs, amico e collaboratore di Winckelmann, lascia una preziosa testimonianza di pittura neoclassica nel Parnaso, affresco di Villa Albani a Roma. Anche l'architettura accoglie gli ideali neoclassici. I migliori esempi si devono ad architetti italiani, come Giuseppe Piermarini, autore del Teatro alla Scala di Milano e della Villa Reale di Monza.
Sul versante letterario, la nobile grandezza dell'antichità risuona in alcune opere di Johann Wolfgang Goethe, Ugo Foscolo e Vittorio Alfieri. L'inglese Alexander Pope, traduttore dell'Iliade e dell'Odissea di Omero, offre con i suoi componimenti un modello di razionalità ed eleganza. I governi nati alla fine del Settecento dalla Rivoluzione americana e dalla Rivoluzione francese adottano l'estetica neoclassica nell'architettura civile e urbana. L'intento è quello di trovare legittimazione attraverso riferimenti alla democrazia dell'antica Grecia e della Roma repubblicana. E così farà anche Napoleone Bonaparte, per inserire il proprio impero nella tradizione dell'impero romano. Questa ricerca di legittimazione nel passato genera un'attenzione senza precedenti per la salvaguardia dei patrimoni artistici nazionali, principale lascito del neoclassicismo.